Oggi vi voglio presentare questo nuovo telescopio della William Optics, il Gran Turismo 81, la quarta serie del 2020. Si presenta con una bellissima valigia in cordura e che al suo interno contiene il nostro telescopio con il certificato di garanzia e la checklist di ispezione. Abbiamo qui lo sfilatore, riduttore da 0,8 per, che adesso vedremo tra poco, e il nostro telescopio. Ecco qua. Questo William Optics da un 31 mm di diametro. Eccolo qua, bellissimo. È lungo estratto, quindi completamente estratto. È lungo 478 mm, completamente ritratto, e lungo 390 mm. Pesa 3,9 kg. È un 81 mm, abbiamo detto, un F59, quindi molto luminoso. Ha un cerchio di immagine che è in grado di coprire completamente il formato full frame, quindi va bene per APS-C, per mirrorless, micro 4 terzi, CCD, CMOS, eccetera. È importante perché è un tripletto, quindi sono tre lenti spaziate in aria, e le lenti sono delle lenti ED in vetro FPL 53. 53 è la versione migliore rispetto all'FPL 51, con un alto indice di rifrazione, e in effetti, come vedremo poi, il telescopio non presenta nessuna aberrazione cromatica, nessun coma, nessun astigmatismo. Abbiamo un tappo in CNC molto bello che contiene al suo interno una maschera di Batinoff. Si slida semplicemente il coperchio, diciamo così, molto bello, in metallo, in alluminio, e all'interno abbiamo una maschera di Batinoff trasparente. Il fatto che sia trasparente è un vantaggio perché ci consente di vedere meglio le stelle come vediamo adesso nel video che sta girando. Questo consente proprio di mettere a fuoco molto facilmente su una stella luminosa il nostro telescopio, garantendoci una perfetta messa a fuoco anche in situazioni critiche. E io l'ho provato diverse volte, è stato utilissimo, non è indispensabile, però è veramente utilissimo. E devo dire che poi la messa a fuoco del telescopio è molto stabile, per cui messa a fuoco all'inizio della serata fino a tarda notte, oltre l'una, le stelle erano ancora perfettamente a fuoco, ricontrollate sia sul monitor del computer sia con la maschera di Batinoff, erano perfette. Quindi il vantaggio di questa maschera di Batinoff è che noi la inseriamo davanti al telescopio e quindi in questo modo possiamo facilmente mettere a fuoco. Quando non serve, possiamo riavvitare il coperchio nel tappo e quindi abbiamo un sistema completo. Quindi questo è il nostro coperchio. Lato fogeggiatore, abbiamo un fogeggiatore molto importante, bello, di ottima costruzione, fluidissimo, ha il blocco sottostante, ha l'attacco da 2 pollici e il riduttore da 31,8. Il 2 pollici viene registrato con tre viti che battono su un anello d'acciaio all'interno, quindi non rigano i nostri accessori come il diagonale o gli eventuali oculari o la camera CCD che inseriamo qua dentro. Il telescopio poi ha un anello di rotazione che consente con molta precisione, avendo poi anche una scala graduata, di poter inclinare correttamente il nostro sensore per inquadrare perfettamente l'oggetto che stiamo osservando o fotografando. Abbiamo il nostro fogeggiatore, questo dà la qualità della serie Gran Turismo. E questo è il coperchio di protezione del riduttore 1 a 10 del fogeggiatore, bellissimo. Quindi ogni giro della ruota grande corrisponde a 10 giri della ruota piccola, e questo consente una messa a fuoco di alta precisione, veramente notevole. L'escursione è notevole, e su questo lato abbiamo la possibilità di controllare l'estrazione del nostro tubo per poter ripetere la messa a fuoco grossolana le volte successive. Il telescopio si presenta poi con una bellissima maniglia CNC, solida, veramente bella, veramente ben fatta. La maniglia ha un invito dove possiamo inserire un cercatore o altri accessori.
e il cercatore verrà bloccato solamente con la prima vite perché avrà il blocco sulla basetta qua, mentre altri dispositivi potranno scorrere liberamente nella basetta e possiamo bloccarli con due viti. Tutto il sistema è in alluminio CNC, anodizzato, bellissimo. Al tatto è un telescopio stupendo, oltre che a vedere dentro. In particolare abbiamo che il focheggiatore nella parte finale, quindi dove termina questa parte grigia più chiara e dove attacchiamo poi i nostri accessori, noi possiamo svitare questa parte dopo aver sbloccato tre grani presenti all'interno di questa ghiera. Dobbiamo fare attenzione a svitarli, ma non completamente, quindi semplicemente ad allentarli, e potremo svitare la parte finale del focheggiatore per rendere libera la filettatura dove andremo ad inserire il nostro spianatore riduttore. È un riduttore 0,8 ed è uno spianatore dedicato proprio a questo telescopio ed è il modello 6A terzo. Quindi noi lo inseriamo direttamente qua dentro e lo avviamo e avremo quindi la possibilità di attaccare poi in fondo la nostra camera o la nostra ruota portafiltri. Sappiamo tutti che quando utilizziamo uno spianatore è veramente importante trovare l'esatta distanza tra il sensore e la lente dello spianatore, che adesso vediamo qua. Lo spianatore anche lui ha due tappi in alluminio CNC e si presenta con questo sistema di blocco. Quindi noi possiamo svitare il cilindro esterno, vedete questo? Scoprendo il cilindro esterno, adesso ve lo faccio vedere meglio, lo giriamo da questa parte, vediamo che anche qui c'è una scala millimetrata. Quindi noi possiamo inserire qui la nostra camera, avvitare o svitare questa ghiera fino a raggiungere la distanza prevista dal costruttore della camera CCD come messa a fuovo. Dopodiché, muovendo la ghiera gialla, questa color oro, possiamo bloccare il sistema. A questo punto diventa stabile. Noi con la nostra camera avremo delle foto perfette. Vi ricordo che lo spianatore fino al formato di un pollice non è necessario. Lo spianatore, se volete il riduttore da 0,8 per, allora potete utilizzarlo comunque, però per avere una buona immagine senza distorsione anche ai quattro angoli del campo, per sensori fino a un pollice non è necessario. Lo vedremo poi dalle foto che noi portiamo. Il telescopio l'ho provato in tre serate diverse. Sia sulla Luna che su Giove, su Saturno e poi sul profondo cielo. E devo ammettere che è stato un gran bel telescopio, una bella grande immagine, molto facile da manovrare, quindi basta una montatura leggera, quindi per esempio tutte le montature SLT della Celestron, anche il monobraccio, oppure le VX Celestron, HQ5, anche le AZGT lo tengono, perché vi ricordo il peso del telescopio è solamente 3,9 kg, quindi non è pesantissimo, quindi è stato intubato leggero e vi consente quindi di avere delle immagini spettacolari. Io ho osservato la Luna, per esempio, con gli oculari genuini Orto della Bader, oppure gli oculari Perion. Bellissimi sono tutta la serie Morpheus, è stata veramente perfetto, e fantastici, veramente fantastici, la serie Teleview Ethos. Con il 4,7 mm avevo la Luna intera completamente inquadrata, ma con un oculare da 4,7 mm. Considerando che noi qui abbiamo una focale di 478, fate voi il conto, avevamo circa 100 ingrandimenti, una Luna a 100 ingrandimenti completamente inserita dentro l'oculare, quindi veramente si viaggiava nel sistema. Interessante che la Luna anche in questo caso non presentava dei falsi colori né disturbi di astigmatismo ai lati, nonostante il grande campo inquadrato. Con i Morpheus, diciamo, ovviamente il campo è inferiore, però comunque è molto interessante, è molto bello, sono degli oculari molto riposanti, veramente adatti a questo telescopio. E io ve lo consiglio ovviamente, l'ho osservato per testa, adesso
vi mostrerò alcune fotografie che ho fatto durante queste prove e ne sono rimasto molto soddisfatto. L'ultima cosa, sul fogheggiatore, sulla ruota sinistra, è presente anche un utile termometro che può essere utilizzato, per esempio, con dei fogheggiatori elettronici per controllare la messa a fuoco a seconda della temperatura. Sapete che con il più caldo e il più freddo, man mano che la notte avanza, la messa a fuoco leggermente deve essere variata. Devo dire che in queste serate estive, che sono comunque calde, il telescopio è stato completamente stabile, quindi non ha dato nessun problema di messa a fuoco. Bene, io ho finito, ve lo consiglio caldamente, molto bello. Vi ricordo, questa è la serie Gran Turismo, quindi è la classe top della serie della William Optics, dove sono controllati uno per uno con test interferometrico e vengono utilizzati, ripeto, vedi in FPL 53 e sono dei tripletti spettacolari, molto bello. Un'altra cosa ancora, il telescopio è corto. Questo significa che noi possiamo mettere torretta binoculare, possiamo mettere prisma di Herschel, possiamo mettere prisma di amici e non abbiamo problemi di andare a mettere a fuoco con questo telescopio. Va sempre tutto a fuoco, perfetto. Quindi vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Arrivederci. The day you came along, I was wounded, I was worried, I had walls until you broke them down, down, down. Don't let me be alone like this. Come home to me, you know you want to be with me. You are the missing piece inside me. Be with me, ain't gonna wait forever. Be with me, come on and be with me, my baby. Be with me, yeah, yeah. You could just talk yourself out of this, or you could just be a man. You were wounded, you were worried, you had walls until I knocked them down, down, down. Don't let me be alone like this. Come home to me, you know you want to be with me. You are the missing piece inside me. Be with me, ain't gonna wait forever. Be with me, come on and be with me, my baby. Be with me, yeah, yeah. Be with me. In peace inside of me. Be with me, ain't gonna wait forever. Ain't gonna wait be forever with me. Come on and be with me, my baby. I want you to be with me. Yeah. Be with